Bentornati, nuovo appuntamento SOS Arezzo TV, carissimo Beppe. Come volevasi dimostrare, siamo in comune. Sì, siamo in piazza del comune davanti al Sacrato del Duomo, in cui c'è il divieto assoluto di parcheggio fino alle 20. Dalle 20:08 è riservato ai residenti. E invece? E invece, come vedi, è tutto pieno. Nonostante i cartelli, nonostante tutto quello che vuoi, i vigili passano della vela. Stai dicendo? Bisbiglia, parla da solo. E nonostante i cartelli, nonostante tutta la volontà di lasciare libero il Sagrato del Duomo, questo è il risultato. È completamente continuano pieno, a entrare, pieno, non c'è un buco vuoto. Ci sono i cartelli, come vedi, lo riprendi, l'hai preso quel cartello operatore. Sì, e questo è il risultato. E vai. Aumentiamo. Scusi, i primi giorni che la polizia municipale faceva le multe a pieno posto, qualcuno ha protestato e questo è il risultato. Protestato, lo sai già? Ma sicuramente. Sai come funzionano quelle dinamiche. Qualcuno ha protestato e questo è il risultato. Io direi di fare una cosa, di prendere quel cartello e toglierlo. Toglierlo, si fa più bella figura. Togliamolo. Dai, dai, vai tu. Togliamolo, che tanto si fa più bella figura. Comunque, era facilmente prevedibile. L'unica cosa che sono riusciti qui a preservare è perché hanno messo questi piloni che lì non li possono mettere. Che misi io? Che vuol dire? Che li feci a tempi miei questi. Ah, li misi io. Mi mancava questo parterrato centrale che l'avevano lasciato comunque libero. Oggi finalmente di là è stato chiuso e qui è stata messa la catena. E qui non si entra assolutamente più, se non per esigenze di servizio. Finalmente questa piazza è completamente libera. E questo va bene, però lì non possono mettere le catene. Devono fare altrettanto se lo vogliono libero. Ma lo puoi mettere lì le catene? Questi qui murati, no, di sicuro. No. Posso mettere le catene? Così devo parcheggiare lungo la strada. Da qualche parte la mettono, non ti preoccupare. Insomma, ci vorrebbe un pochino più di applicazione. Anche perché diciamolo che prima di arrivare qui alle nostre spalle c'erano due moto della polizia municipale, no? Sono spariti. Sono andati via, però sono andati via dall'altra parte. Ah, ho capito. E per non dire, per non dire perché non gli fanno la multa. Esatto. Perché sennò erano costretti sotto a fare gli occhi anche della polizia municipale. La quale evidentemente ha avuto non ha ordine, non è colpa della polizia municipale. Esatto. Ha avuto l'ordine da politico di non. Esatto, ho avuto l'ordine politico di non intervenire perché sicuramente qualcuno qui intorno ha protestato e quindi di conseguenza le proteste vanno avanti a tutto, la politica ribadiamo il concetto che si fa in base ai voti che si possono perdere o guadagnare, quindi di conseguenza qui si poteva perdere dei voti e soprassediamo, lasciamo i cartelli, veramente vergognoso. E poi lasciamo che le macchine possano parcheggiare tranquillamente senza nessun tipo di problema. Ora verrà fuori un altro problema inverso, che sicuramente alla sera alle 8 i residenti ai quali è stato non trovano il posto e quindi si incavoleranno i residenti e verrà fuori qualche diatriba. Vediamo un po' che succederà. Comitato, residenti, eccetera. Va bene. E poi ovviamente dopo non ci si può meravigliare se il parcheggio delle scale mobili a pagamento rimane vuoto. Rimane vuoto perché poi forza, perché la gente lo mette da tutte altre parti e quindi di conseguenza lì rimane vuoto. Tanto qui sopportiamo e quindi di conseguenza questo è il risultato. Vedo anche delle facce di automobilisti incavolati che se non trovano il posto, perché è come se fosse un diritto negato. È così, eppure è così. Vabbè, pensa quanti soldi per l'amministrazione. Eh sì, sarebbero, se arrivano qui. Giustamente. Però nessuno lì reclama. Autorizzati, niente. Questo dimostra che comunque l'italiano, e io sono anche il primo, devo dire, quando uno puoi, anche tu, diciamolo, non facciamo i superiori, no? Faremo forse la stessa cosa anche noi, perché l'italiano, anche di fronte al divieto, al cartello, sai che non si può fare, e ci provi lo stesso. Esatto. Se andiamo più avanti, c'è lo stesso problema, eh? Sì. Perché è stato messo la ZTL in San Laurentino. È stato messo il divieto di sosta in San Laurentino 24 ore su 24, è sempre pieno. È sempre pieno. Dalla piazza del comune o piazza delle auto, ci rivediamo. O piazza della libertà di parcheggiare. Sapevo che andavi a finire lì. Ciao.